Stephen A. Smith. Ci risiamo, ne abbiamo parlato tante volte qui sul canale di Stephen A., giornalista, anche se in realtà il lavoro di giornalista è un po' una copertura, io lo definirei più un provocatore, un seminatore di zizzania. Però è uno di quelli che mi piace ascoltare, non tanto per le opinioni che ha, io non sono quasi mai d'accordo con le opinioni di Stephen A., ma per gli argomenti che va a toccare, perché gli argomenti che sceglie, le polemiche, le discussioni, le riflessioni, sono sempre quelle che mettono in moto le rotelle del cervello delle persone. La chiave di lettura giusta per Stephen A., secondo me, è lasciar perdere le risposte che dà, ma concentrarsi sulle domande che pone agli ospiti e che si pone per sé. È il caso di questo video, perché l'altro giorno sui social Stephen A. ha pubblicato un post nel quale stilava la propria classifica delle 5 migliori coppie di giocatori della NBA attuale. Sapete, no? Quest'anno c'è stata, in quest'estate, c'è stata un po' questa tendenza ad accoppiare i grandi giocatori, le superstar. Magari ne parleremo in un prossimo video. E secondo il nostro amico Stephen A., l'ordine di grandezza corretto è il seguente. Al quinto posto i Rockets, James Harden e Russell Westbrook. Al quarto posto i Brooklyn Nets, KD e Kyrie Irving. Al terzo posto i Los Angeles Clippers, Kawhi Leonard e Paul George. Medaglia d'argento per i Golden State Warriors, Steph Curry e Klay Thompson, gli Splash Brothers. E al primo posto i Los Angeles Lakers, LeBron James e Anthony Davis. Ora, è inutile che vi dica che io non sono d'accordo manco stavolta col buon Stephen A. La mia personalissima classifica delle 5 migliori coppie della Lega è completamente diversa. Ve la vado a spiegare qui in questo video e soprattutto mi farebbe piacere leggere qui sotto nei commenti la vostra classifica, che con ogni probabilità sarà diversa sia dalla mia che da quella di Stephen A. Però, prima di cominciare, vorrei fare un paio di premesse, concedetemele. La prima è che se vi dico che la coppia A, per me, è più forte della coppia B, non significa automaticamente, necessariamente, che anche la squadra della coppia A sia più forte della squadra della coppia B. Sto parlando delle singole coppie di giocatori. La seconda premessa, invece, riguarda il fatto che se io vi dico che ora la coppia A per me è più forte della coppia B, non significa che sempre nel corso della loro carriera preferisco A a B. Sto cercando di contestualizzare il tutto nell'ottica della stagione che sta per cominciare, 2019-2020. Detto questo, direi che possiamo andare. Al quinto posto io metto i Brooklyn Nets, Kyrie Irving e Kevin Durant. Vi vado a spiegare i miei motivi. Secondo me sono al quinto posto perché KD è fuori, lo sarà per diversi mesi, ma soprattutto quando tornerà sarà comunque un giocatore che va per i 31 anni, che ha già subito diversi infortuni importanti nel corso della propria carriera. Non significa che non rivedremo più il vero Kevin Durant, io sono convinto che lo rivedremo, ma in questa stagione non so sicuro che riesca ad esprimersi al 100%. In più, c'è il fatto che entrambi si trovano in un contesto nuovo, non hanno mai giocato ai Nets e non hanno mai giocato insieme. Tra l'altro, si tratta anche di due giocatori che nel corso della loro carriera non è che sono stati poi così bravi ad alimentare, a far funzionare la chimica di squadra e soprattutto la chimica tra le stelle delle proprie squadre. Mettiamola così. Per questo motivo io credo che abbiano bisogno di un po' più di tempo per poter funzionare al meglio. Al quarto posto metto i Golden State Warriors, gli Splash Brothers. Anche in questo caso la situazione è simile per certi aspetti a quella dei Brooklyn Nets, perché uno dei due, uno della coppia, è rotto, Klay Thompson, e ne avrà per diversi mesi. Però, quando tornerà ad essere abile e arruolato, Klay Thompson si troverà all'interno di un contesto, di un sistema che è uno dei più rodati e collaudati della Lega. Quanto ci potrà volere a trovare le giuste dinamiche, i giusti spazi, i ritmi, la chimica insieme a Stephen Curry, col quale gioca da quando entrambi sono diventati giocatori NBA? Mezza partita? Un paio di allenamenti? Una situazione molto diversa rispetto a quella dei Brooklyn Nets. Al terzo posto metto gli Houston Rockets,
medaglia di bronzo, il Barba, James Harden e Russell Westbrook. Perché li preferisco alle due coppie di prima? Li preferisco innanzitutto perché sono sani, al momento, facendo tutti gli scongiuri possibili per tutti i tifosi Rockets all'ascolto. E poi, cosa da non sottovalutare, perché anche se si troveranno a giocare in un contesto nuovo, inconsueto per loro, agli Houston Rockets, però sono due giocatori che si conoscono già molto bene, hanno già giocato tanti anni insieme agli Oklahoma City Thunder. Ci vorrà qualche tempo, qualche settimana per riprendere la giusta confidenza, però non devono cominciare a conoscersi da zero. E poi, ultima annotazione, ma non trascurabile, parliamo di due degli ultimi tre MVP della Lega. Se non consideriamo Giannis di quest'anno, sono stati gli ultimi due MVP della Lega. E qualche cosa dovrà pur dire, eh? Al secondo posto, medaglia d'argento, anche se devo ammettere che sono stato combattuto fino alla fine, i Los Angeles sponda Clippers. Kawhi Leonard e Paul George. Se se ne dovesse fare una questione esclusivamente relativa all'ultima stagione, quindi anno 2018-2019, la stagione regolare di Paul George ai Thunder e la cavalcata playoff di Kawhi Leonard ai Raptors, questi due arriverebbero primi, ma con distacco rispetto a chiunque altro. Però, dovendo mettere un po' il tutto nella giusta prospettiva e soprattutto facendone, ripeto, esclusivamente una questione relativa alla singola coppia di giocatori, ho preferito gli altri due. Questi altri due giocatori nello specifico. Primo posto, medaglia d'oro, Los Angeles sponda Lakers, LeBron James e Anthony Davis. Vi vado a spiegare i miei motivi, anche se ripeto ragazzi, è un gioco, non è una classifica assoluta fondata su criteri oggettivi, è un gioco. Ho preferito questi due alla fine anche per il fatto che l'anno scorso LeBron James, tra una storia e l'altra, ha giocato a malapena 55 partite di stagione regolare e manco i playoff. Nonostante l'età continui ad avanzare, un LeBron James così fresco, paradossalmente, negli ultimi anni non ce l'abbiamo mai avuto. Stessa cosa si potrebbe dire per Anthony Davis, che di partite ne ha giocate 56. Sono due giocatori che rischiano, tra virgolette, di affacciarsi alla nuova stagione nel massimo della loro forma. E poi ragazzi, se ne facciamo una questione di singoli, se prendi 10 persone a caso per la strada e gli chiedi quali sono secondo loro i 3 migliori lunghi della Lega e i 3 migliori esterni della Lega, probabilmente 9 di queste 10 persone in posizioni variabili, ma ti ci piazzano sia Anthony Davis che LeBron James. E questi sulla carta sono forti davvero. E voglio chiudere però con le mie menzioni d'onore, perché come abbiamo detto quella che sta per cominciare sarà la stagione delle coppie e ce ne sono tante altre in giro per la Lega che non ho nominato ma che secondo me meritano di essere seguite con attenzione speciale, in ordine puramente casuale. Damian Lillard e CJ McCollum, Ben Simmons e Joel Embiid, Devin Booker e DeAndre Ayton, Blake Griffin e Andre Drummond, Jamal Murray e Nikola Jokic, Giannis Antetokounmpo e Chris Middleton, e poi Luka Doncic e Kristaps Porzingis. Se vi avanza un euro, io su questi due ce lo giocherei volentieri.